Allora, per me Campus è un'occasione, credo, di poter uscire da quella che vi ho detto prima, essere la culla che mi limita un po' nella crescita. Però diciamo che ho come impegno, più che hobby e passione, quello di completare la laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Sono verso la fine, al terzo anno. Cosa significa lavorare in squadra? Lavorare in squadra sicuramente significa confrontarsi con gli altri e crescere tanto. È una cosa che a me piacerebbe molto. Un lavoro di squadra lo immagino sempre all'interno di quello che è il mio circolo. Cerco di farlo tra i miei ragazzi, i miei allievi, e da loro cerco di imparare anch'io. Perché essendo in una zona, io sono della Basilicata, una zona dove purtroppo la cultura equestre è stenta ad arrivare, è sempre l'ultimo, diciamo, paese, penso, dove riusciamo a prendere qualche novità. E quindi bisogna cercare di fare squadra, di mettercela tutta e passarsi una cosa l'uno con l'altro. Un tuo pregio in sella? Pregio in sella è da tanto che ho sempre cercato di lavorare tanto sulla posizione, sono molto fissato su questo. Un tuo difetto in sella? Difetto in sella? Difetto in sella sono le mie braccia, nel senso che adesso sto cercando mano a mano di aggiustarlo. Tendevo sempre a stare, mi si diceva quando venivo visto da qualche altro, come un po' come se dovessi fare i pesi palestrato, perché avevo un po' questi gomiti aperti. Mi dici una frase in dialetto? Lucano. Oppure, non lo so. Cosa fa stasera? Siamo a mangiare una cosa. Ci abbiamo le lettere un po' chiuse. In lucano, dai, forza, prendetemi a campus. Apriamoci a campus. Ciao. Poi ti darà 30 secondi nei quali ti dovrai descrivere. Ok. Ok? Ti do il via. Va bene. Alla fine dei 30 secondi non smettere finché lui non ti ha dato lo so. Va bene. Allora, ciao, sono Antonio Castelgrande, vengo da Venusa, provincia di Potenza, in Basilicata, e faccio questo sport da una vita, da quando sono piccolo ormai. Sono un istruttore di primo livello e un cavaliere di secondo grado. Vorrei partecipare a Campus perché credo sia un'esperienza davvero costruttiva per me. Diciamo che i cavalli sono ciò per cui vorrei